Buongiorno a tutti. Allora, oggi la Commissione Ambiente, chiaramente siamo qui in commissione, una commissione esterna. Siamo a Castelverde, una discarica di Castelverde che è qui da parecchi anni, una discarica abusiva che è stata rinvenuta a seguito dei lavori della TAV. Come potete vedere è una discarica anche abbastanza importante, diciamo, che contiene comunque numerosi rifiuti interrati, addirittura parliamo di 100.000 tonnellate, questo è da vedere ed esaminare. Ecco, oggi siamo qui in commissione, abbiamo il consigliere Calabrese, la consigliera Ficcardi, abbiamo anche l'assessore all'ambiente Katia Ziantoni, il consigliere del municipio Sesto e della Commissione Ambiente. Stiamo esaminando la situazione, appunto, di questa discarica che deve essere bonificata con urgenza e ci vogliono all'incirca 3 milioni per bonificarla, e sappiamo che tramite il finanziamento delle Ferrovie dello Stato a breve questa bonifica partirà. Però ecco, chiaro che una zona, perciò un quadrante che deve essere assolutamente bonificato e che comunque deve essere ripristinato anche il manterboso per garantire poi ai cittadini un parco a verde per chiaramente dargli quei servizi che i cittadini chiaramente hanno bisogno e giustamente richiedono ormai da anni. Non so, il consigliere Calabrese se vuole aggiungere qualcosa, ecco, per questa commissione sì, oggi. Nel dettaglio, da quello che ci è stato rappresentato, una parte della bonifica è già stata operata. Quelli che sono stati considerati rifiuti più tossici e pericolosi sono stati già trasferiti in Germania a suo tempo. Il restante è stato triturato direttamente in loco. Ci hanno detto dei capannoni che sono serviti per fare questa attività. Ad ora sia il Ministero che l'ARPA stanno effettuando dei carotaggi per verificare se sono rimasti dei residui tossici, il tutto perché ovviamente all'interno di questa operazione del bando europeo per la bonifica dovrà essere risolto. Rimane un problema, o comunque un qualcosa di non chiaro, che ovviamente la Commissione dovrà andare a verificare, rispetto a un famoso 1,5 milioni che era già stato computato addirittura a fine anni 90 rispetto a tutta una serie di convenzioni che i cittadini più alto, Pietro, che si avevano ottenuto con il progetto del TAV per la realizzazione, diciamo, del parco, e quindi con tutta una serie di servizi e attrezzature. Parliamo di una piscina, centro anziani, un asilo, dei campi da gioco di calcio, calcetto, e in parte relativi al territorio di Lunghezza e in parte relativi al territorio di Castelverde. Ora, ci è stato rappresentato dai comitati che c'è stata una delibera di giunta di giugno del 2015 che sembrerebbe, dovremmo andare a verificarlo, che ha spostato questo stanziamento tutto dalla parte di Lunghezza, quindi la parte, diciamo, dei servizi previsti nella parte di Castelverde. Sostanzialmente la sintesi è questa, poi ci sono altri dettagli, li rappresenteremo nel verbale, tutti i cittadini vorranno leggere a seguito. C'è anche appunto l'assessore. Sì, grazie, Ziantoni, grazie Calabrese, vuole, grazie consigliere Calabrese, consigliera Ficcardi, consigliera Katia Ziantoni, non so se. Assessora, mi scusi, all'ambiente Katia Ziantoni del Sesto Municipio, non so se vuole aggiungere qualcosa. Sì, diciamo che il compito adesso più importante è vigilare sul progetto di bonifica che sarà oggetto di un bando di gara europeo e sulle opere di mitigazione che i cittadini aspettano da diversi anni sul lato di Castelverde e che ad oggi sembrerebbero non, diciamo, evidenziate nel nuovo bilancio. Quindi dovrà essere esaminato sia il bilancio che le delibere precedenti ed eventualmente prevedere di fare un nuovo atto. Tutto qui. Ok, grazie assessore, grazie. Vediamo una cosa che magari è sfuggita, questi 3 milioni e 100... 3 milioni e 148 poi, sì, sono una cifra abbastanza importante, insomma. Sono stati computati a bilancio di Roma Capitale, l'ultimo previsionale approvato, come voce di spesa prioritaria, quindi i soldi ci sono e quindi non ci saranno più scuse, la bonifica dovrà essere fatta a seguito della gara europea. Europea che partirà a breve, e chiaramente anche l'ANAC, insomma, supervisionerà poi l'iter, insomma, del bando. Ecco. E anche noi. E anche noi, chiaramente. Questa, ecco, la discarica di Lunghezza, come potete ben vedere i cittadini vivono qui nei pressi, qua ci sono delle abitazioni, queste sono le abitazioni, insomma, limitrofe a questa discarica.
Ecco, come vedete qui Roma insomma è stata deturpata, ecco, da tanti, diciamo, insediamenti e comunque tante situazioni di degrado e di inquinamento ambientale. Ecco, noi vigileremo, oggi siamo stati qua e avremo anche altri appuntamenti per verificare anche situazioni di inquinamento abbastanza importanti, però porteremo avanti la bonifica e questa è una cosa che il Movimento 5 Stelle insomma farà fino alla fine per garantire chiaramente un territorio sano, salubre e pulito. Grazie a tutti quanti e vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei lavori della Commissione.